Tu dovresti vergognarti che il capo sposta le moto e tu sei qui a far l'attore. Fagli fare E qualcosa. tu lo guardi, cioè guarda, è già tanto che non lo prendi in giro dalle spalle, sai quando si faceva. No, gliele dico in faccia, No, è io dico in diverso. faccia. Ormai siamo a livello proprio molto Ciao basso. Luigi, ciao Davide, salta, lui lavora e tu. Lavoro, 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 preso, 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 preso. Dai, che Fammi parliamo muovere le dell'altro. manine, di solito sempre lì. Scatto fiamme. Usato, dai. Usato. Allora, disponiamo di diverse categorie di mezzi per la mobilità. Mandiamo dell'elettrico, andiamo per gradi. Allora, Harley Davidson, ok, 883 Iron del 2019 con 18.931 km. Non è una moto nostra, è una moto in conto vendita, quindi è ancora del proprietario della moto, proposta a 9.990 euro. Ha già degli accessori, la borsa laterale, lo schienalino, qualcosa di particolare per chi è amante di questo genere, e li capisco, perché è un mood completamente diverso da comprendere, da gustare, da capire. Mi sono accorto di questo mood che questo genere di mezzo dà, anche se noi vendiamo tutt'altro. Provando l'R18 da basso in BMW, ci ho fatto 500 km. È un mood molto particolare, per cui comprendo perfettamente, e poi anche perché Harley è un po' arancione come noi, quindi va bene. Ok, 9.900 hai detto. Va 9.900 euro. bene, qua invece andiamo in casa vostra. Esattamente, KTM Duke 890R del 2022, nella colorazione che era 2021, se non vado errato, perché dopo è venuta quella blu. Una moto che è stata comprata in rete ufficiale, non da noi, ok? Il precedente proprietario è passato una 1090 Super Adventure S, quindi qualcosa più adatto per poter viaggiare magari anche in coppia, ma rimane una delle moto più interessanti, più gettonate e che personalmente anche noi tra le più, non la più venduta perché la cifra magari non ha consentito, ha consentito anche di vendere mezzi diversi. Però quella che sicuramente nella versione R ha dato più gusto e comunque anche avendo un prezzo più importante rispetto alle sorelle minori è stata molto gettonata come mezzo. Qui abbiamo un bellissimo esemplare che ha alcuni accessori che sono originali KTM, quindi il Tech Pack, se non vado errato, aspetta che guardo perché ricordarsi di tutto diventa un po' più complicato per la memoria da. No, infatti stavo dicendo una cavolata, la moto ha il track pack, quindi quella mappa dedicata sostanzialmente per poterla personalizzare al meglio, e il quick shifter. Portatarga Power Parts, questo sì, ok? Protezioni per la caduta laterali non sono Power Parts, come non sono Power Parts, la protezione dal radiatore, in otto linee alzamoto posteriori. Monoposto, sella passeggero, tutto di serie. Il Ah, precedente prezzo. Ah, proprietario, scusami. sì? No, scusa, Ah, stavo no, dicendo. ok. Il precedente proprietario ha montato delle Dunlop TT che sono bellissime su questa moto qua, quando fa un pochino magari più caldo. Calcola che è una gomma che è pensata anche per delle sessioni in pista, ok? Quindi ci teneva molto. E il motivo per cui è così bella la moto è il motivo per cui gliel'ho ritirata, ok? È una moto che non è più in produzione e oggi parrebbe che anche chi tra i nostri concessionari con questo famosissimo tax free di KTM, sembra che da quello che ho potuto vedere non ci sia neanche più nessun altro nostro collega che dispone di qualche modello nella versione blu, l'ultima versione di colorazione che hanno fatto su questa moto, disponibile nuova, per cui ritorna sicuramente in auge. Chi ha avuto modo di prendersi quella, anch'io l'avrei presa in questo senso. 9.990 euro, tutti gli accessori che ci sono, gommata con pneumatici che hanno percorso 1.500 km, moto assolutamente in ordine e ricontrollata da noi con un anno di garanzia. Spostiamo proprio di palo in frasca, andiamo. Super Soco TC L1 vuol dire L1 categoria assimilabile, paragonabile a un 50, ok? Di Super Soco, questo mezzo è quello usato, se non vado errato, perché sia la targa, ok? Da un familiare, diciamo, della nostra azienda. Viene proposto a 1950 euro questa moto elettrica a 850 km. Quindi segni di usura, certo è stato usato, non è che ha volato, non è senza neanche un graffio come quello nuovo di cui disponiamo poco distante, ma sicuramente un buon approccio per chi vuole salire su quello che guido come una moto, ok? Ma una moto per prestazioni non è, ok? Ricaricabile tranquillamente a casa, ok? Con tutti i vantaggi economici e commerciali, bollo, zone magari di traffico limitato dove io
a seconda della concessione fatta dal comune, posso circolare con questo mezzo. Torniamo nel mondo KTM con 790 Adventure, moto nostre, ok? Nostre perché? Perché noi forniamo quello che è un nostro partner, che è il Moto col Gigi. Il Moto col Gigi fa dei corsi di fuoristrada a tantissimi livelli, dai bambini piccolissimi agli adulti, fino ai corsi che vengono fatti con le grosse di cilindrata bicilindriche da enduro, moto travel, come la 790 incarna perfettamente. Questa è una delle moto che noi gli abbiamo dato a inizio stagione. Calcolate che questa moto dovrebbe essere stata immatricolata, se non vado errato, tra aprile, maggio, qualcosa del genere. Ha già effettuato il primo tagliando di 1000 km, quindi è una spesa in meno per l'acquirente di questa moto. Ha già un bollo pagato, siccome aziendale, fino pariteticamente allo stesso periodo, aprile-giugno, aprile-maggio del 2025, e quindi ha di fronte a sé una moto che ha percorso 1500 km e ha ancora 14.500 km o l'annualità prima di rivedere un tagliando. Questa moto ha già al suo interno quello che è il Tech Pack, che è un accessorio da oltre 950 euro, che prevede cruise control, MSR, quick shifter, mapparelli. Ok? La moto presenta alcuni segni che sono visibili. Noi preferiamo mettere l'accento sul segno, che così almeno le persone, meglio diventare rossi subito che... No, certo, ecco, cose sul paramano, ok, ma la moto 1500 km, quindi... Ok, yeah, okay. Prezzo? Scusami. Che è importante. 8.990 euro, trapasso di proprietà, okay, da fare. Super Soco CPX, qui siamo nella categoria L3, quindi paragonabile a un 125, nuovo, mai usato, non ha la targa, ma è già immatricolato da noi. Perché abbiamo, siccome si chiudevano rapidamente i cancelli degli ecobonus, l'abbiamo fatto noi, ce lo siamo immatricolati. Quindi chiediamo un prezzo, a differenza di quello che è il prezzo nuovo, senza l'ausilio e il contributo degli ecobonus, 30% più un usato, quant'altro, lo scooter costerebbe 6.940 euro. Costerebbe 6.940 euro. Se noi abbiamo sfruttato esattamente gli ecobonus come il cliente finale, e quindi noi lo proponiamo a 3.990 euro. Sostanzialmente noi abbiamo incamerato l'ecobonus, i vantaggi economici, è rimasto solo da pagare il mezzo. Okay. Nuovo, ancora da far partire. Tutto perfetto. Okay. Due batterie, vuol dire che questo scooter, in quella che è l'autonomia reale, che è di 70 km, reale cosa vuol dire? Lo scooter è predisposto per avere un cursore che porta a una velocità massima, quindi ha un consumo quindi paritetico a quanto io chiedo al motore elettrico, 45 all'ora, 67 all'ora, oltre gli 80 all'ora, in condizioni reali, vuol dire che io trovo salita, discesa, magari sono in due, 70 km. Se io viaggio a 45 all'ora, sono in Emilia Romagna, tutto dritto, e viaggio a 45 all'ora, ampiamente sotto il limite magari stradale, la moto percorre molti più chilometri, sono almeno 130 km. Con due batterie realisticamente abbiamo quindi un utilizzo reale 140 km di utilizzo vero, ma che nella realtà possono essere di più. Okay? Okay. Dipende come lo usi, certo. Esattamente. Pariteticamente, come per il mezzo nostro, diciamo, aziendale, modello del TCL1, quindi un 50cc, nuovo, completamente nuovo. Okay. A prezzo? Qui siamo a 2.500. Quell'altro a 1.900, questo 2.500. Esattamente. Va bene? Ci spostiamo Honda di qui. CB, ok? 650R. Questa è una moto che abbiamo già venduto due volte, il cliente che l'ha presa ha cambiato per un altro mezzo nuovamente, è passato a uno scooter di sim, quindi ce l'ha ridata. Siccome la moto ha ancora una garanzia ufficiale Honda, noi molto volentieri l'abbiamo anche ripresa. Così abbiamo contentato il cliente, abbiamo una moto che l'abbiamo vista essere stata gettonata. Honda, anche lei insieme ai maschi che distribuiamo noi, sicuramente leader nel mercato. 6.400 la richiesta per una moto da 2021 con 22.000 e poco più chilometri, okay? Ok? Le gomme possono ancora fare strada, vediamo un pochino insieme a quello che potrebbe essere l'aspirante acquirente se le andiamo a sostituire noi, preferisce sostituirsele lui, giochiamocela quando bene, siamo qui. Bene, ok? Poi andiamo un attimino nel mondo di quello che è le nostre moto demo, siamo su Kawasaki, dove abbiamo la nostra Eliminator 500, un prodotto relativamente fresco, nuovo, ok? La moto ha all'incirca 800 km, deve ancora fare il primo tagliando dei 1000, che noi saremo molto felici di omaggiare al cliente che acquisterà questa moto quando arriverà il momento di doverlo fare. La richiesta è di 6.000 euro, una moto del 2024, quindi con tutta la sua garanzia davanti.
Ninja 7 Hybrid, un prodotto ibrido di cui abbiamo già dedicato una puntata, che piano piano viene ad essere conosciuto un pochino da tutti, ok? La moto qui, in questo caso, dobbiamo vedere a cosa eventualmente potremmo proporre questa nostra usata. Calcolate che la moto nuova parte da oltre 13.000 euro, più l'immatricolazione, si arriva a, grosso modo, 9.000 euro con gli ecobonus, quelli che parlavamo prima su Super Soco, ok? Moto demo già vendibile, Z1, quindi paragonabile a una 125, una moto che ha tutta una sua dotazione da vera moto in questo caso, rispetto a quello che potrebbe essere il Super Soco, che è un pochino più semplice, ok? Qui abbiamo un'articolazione progressiva per il monoammortizzatore dietro, un disco davanti aggressivo, delle forcelle, sì è vero, non rovesciate, di tipo tradizionale, ma qui c'è dentro tutta la tecnica, la perizia, le competenze e le capacità di Kawasaki nel confezionare, anche se è una moto elettrica, una moto che nella sensazione è una moto, ok? Paragonate poi con il regime delle sue prestazioni per la cilindrata che ha. Moto che è nuova, costa 8.589 euro, compresa l'immatricolazione. Noi proponiamo 5.400 euro. La moto ha poco più di 100 km. Moto okay, nostra, nuova. Dimostrativa. Ok? Fatto tutto? Sì, bravo. Penso di sì. Per qualsiasi altra informazione ti trovano al telefono. Sì, 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 io ci sono. Dal martedì al sabato. Vabbè, domenica con gli architetti, no? Come diceva Guido. Sì. Grazie mille. E non avevo neanche un foglio, mi sono ricordato. No, si era tutto a memoria, bravissimo. Grazie mille, salutaci Davide che poi non l'hai cacciato fuori. Settimana prossima in debacco completo. Va bene. Ciao Luigi, grazie. Ciao, un abbraccio, ti aspetto. Ciao, ciao.